anni prima. Comincia quasi a sembrare così. I flashback. Ah, faccio pena. Nah. Oddio! Non soltanto i calli sulle... È la Ellie! Dell'epilogo questa, dell'ultima missione, quella che ha salvato. Dai, andiamo. È questo? Sì. Ah, cacchio. Provo a indovinare. Perché vuoi rovinarti la sorpresa ora? Chissà. È un dinosauro? Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Tanti gattini? Magari gattini. Per quello sto giocando anche a Stray. Attenta. Tranquillo. Perché mi piacciono i gattini. Bastardo, l'ho fatto apposta. Ma sei impazzito? Dovresti vedere la tua faccia ora. E se fossi annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Sì, ridi, vecchietto. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Avrebbe detto contanti o bancomat. Ok, ha imparato a nuotare dal nulla, perfetto. Vuol dire agitarsi? Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che... E deduco che fosse estate allora. Per forza. Ale, vieni, guarda. Vedi quel cervo? Visto? Di là, guarda. Sì. Dovresti essere abile a cacciarli. Sembra... Allora com'è? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Buttati. Che morbido. Minchia. Quanto mi manca quella pubblicità lì. È da secoli che non sì, la danno. Nessun problema. Che tra l'altro Joel si è sommerso e neanche poco durante la storia del primo capitolo. Me la ricordo bene, finita poco fa. Che vuole? Il mio professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Andavate a scuola? Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che... Difficile con gli idioti. Provaci. Mai saputo che la scuola durante la pandemia funzionava ancora. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Sai, è tre quarti d'ora che sto premendo cerchio, grazie per avermelo fatto fare all'ultimo. Un nuovo paio di scarpe? Quante ne... Non quante vorrei. Vieni. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Era ora. Ma... Anche perché potrebbe essere così stronzo che se indovini ti dice di no, quindi ci sta. Una collezione di DVD? Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Potrebbe essere di qui? Dove vai?
Andiamo davanti, io ho capito. Il museo di Wyoming. Porca vacca, Joey. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sì, un pochino fossilizzato, barra finto. Porca vacca, un dinosauro! Si accontenta di poco la bimba, Si emoziona per aver visto un dinosauro fatto di legno. Diciamo che si è venuta un po' tardino per i dinosauri, Popolino tardi. Museo di storia naturale del Wyoming. Ma come l'hai trovato? Maria, è lei che mi ha parlato. Ho pensato potesse piacerti. Hai pensato bene. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Sì. Vabbè. Io che mi metto inutilmente a esplorare le cose, a parte che credo che magari qualche piccolo collezionabile ci possa anche essere. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Dai, gioca un pochino. Sì, era divertente. Capita, sei vecchio. Avevo capito, sì. Bene. Che palle, t'avrei già appeso. Quello è. Fossi stato mio, tra virgolette, padre, perché. Non è padre biologico, t'avrei già appeso. Noi, Nico. Sono quasi sicuro che siano velociraptori. Già. O almeno li chiamavano così in quel film che ho visto. Cioè, fatto molto bene, Velociraptor. Joel, questo è quello Iguanodonte. Di cui parlavi prima? Il velociraptor. Ivanodonte. Non puoi mai fidarti dei film. Ehi. Questo sembra un uccello. Vabbè, pare un già esperta a quell'età. Che gli uccelli discendessero dai dinosauri. Oh. Fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Da un film. Andiamo avanti. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po'. Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta. Boom, Tommy. Certo, uguale. Ce n'è altri da selezionare? No. Meglio. Certo, però ancora un pochino più veloce, Allora, noi siamo venuti da là. Lì ci sono le scale, quindi si deve andare di qua per forza. C'è una carta? Sì. Sarà dei dinosauri. Invece no, c'è un cane. Oh, fico. Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi erano famose, credo. Se non erro, piacevano anche a Sara. Erano delle fogliettini strani. Strano che ne parli. Non è proprio che si rimuove così la muffa. Però... Ok. No, vabbè, era carino, era carino. Niente da dire.
Ok, dritti dall'altra parte della, del salone. Prima che questo ci crolli tutto in testa, magari. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Minchia. Immagina la cacca. Io me le fumo. C'era una scena in cui un personaggio diceva: questa sì che è una bella montagna di merda. Jurassic Park. Che film è? Possiamo guardarlo? Ho un'idea. Appena torniamo a Jackson, serata cena. Ecco perché c'è il ricordo. Adesso ho capito. Molto toccante, lo ammetto. Sapevi che c'era? No, non fa per te. Meglio tornare indietro. Perché, scusa? Ma smettila. Joel, conosci i nomi di tutti i pianeti? Mentre volavo, tu mi gettasti su un nuovo pianeta. Ti si è fritto il cervello? Mentre Mercurio volavo, Venere, tu Terra. Ok, ho capito. Bel sistema. Cazzata. Cazzatissima. Ok, prima di aprire quella porta mi guardo un attimo questo cortiletto qui e poi vado ad aprirla. Anche perché non ho altre vie d'uscita, quindi sarà, credo, solo quella. Siamo quasi alla fine del Seattle Day One. Volevo l'altro, però. Che odore c'è lì dentro? Di spazio. Di merda. E polvere. Questo è più bellino, dai. Ok, andiamo a giro così. Non mi dire che devo tornare a posarlo perché non ci credo. Ti bestemmio in faccia. Le piacerebbe volare un giorno. Magari, che ne so, The Last of Us Part 3 succederà. No, lo sapevo, devo posarlo. Che palle. Ma non lo può rimettere a posto e basta? Boh, vabbè. Mistero della fede proprio. Ragazzi, è glitchato. Io voglio solo uscire di qui. Evidentemente non posso. Devo entrare qua dentro. Ah, ok, 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 ok. Mica, che forza c'ha lì qua? Dopo di te. Occhio alla testa. C'ha anche dei bei muscoli, vai. È pazzesco. Ok. Wow. Shoo. Wow. Guarda quanti sono questi comandi. È incredibile, cazzo. Insomma, riesci a immaginare com'è? Buon compleanno, piccola.
Che cos'è? Questo è un pezzo di storia, un reperto raro. Prendila. Minchia. Nel 2013 però non si usavano più questi, Ora chiudi gli occhi. Ne varrà la pena. Ok. Chitarra all'Assassin's Creed palese sotto. Ci sta, ci sta. La pena. E c'è bisogno di chiedermelo. Non c'è di che, piccola. Che ne diresti se continuassimo a cercare? Sì. Sulla terra? Sì. Eccolo il regalo di compleanno. Che poi potevo saltare tutto, perché se avessi aperto quella porta lì e non avessi detto fatemi fare un attimo un giro, avrei perso tutto. Continua là sotto. Non sono mai stato. No! Ecco dove continua. Non era troppo goloso per non buttarsi. Vieni qui! No! Ehi, no! Di chi è il compleanno? Non te ne approfittare. Voglio un bel tuffo! Non possiamo fermarci! Geronimo! Stilton! Non male. Ehi, dammi una spinta. Non lo so. Ti apro io la porta. Coraggio, non molliamo. A ti apro io. Ho cominciato a pensare male. Poi per fortuna immediatamente c'è stato la porta. Forza. Vai. Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento.
Attento tu! Dinosauri dappertutto! Ma questo non è tanto un dinosauro, questo è Maxi Lopez. Raga, uguale. Con la barbetta d'Ibra. Ho ucciso per loro. Aiuto. Promette male. È troppo buio qui. È iniziato tutto bello tranquillo e mi sa che c'è da terminare sparando. Ah, vieni fuori. Sto raccogliendo troppe cose e Joel è fuori. Raga, mi sto cagando addosso. Giuro. Lo vedo che non c'è nessuna luce. Munizioni pistola. Da che parte sarà? Questa è la solita stanza dove siamo venuti. Raga, peggio di un jumpscare questo. Giuro, sarà peggio di un jumpscare. Stupidi animali finti. Certo che c'è questo sound effect del vento. Ho detto che era un jumpscare. Ah, merda. Un cinghiale. Quando tu ti metti in modalità ascolto, anche se nessuno ti sta cercando, sono però qui. Oddio, c'è questo suono molto creepy, che ragazzi, ti fa cagare addosso. Solo un animale. Ok, muoviamoci, voglio accendere un falò prima che faccia buio. Forza.